Tifosi nerazzurri, appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove sta per cominciare Inter-Genoa, il recupero della quarta giornata del campionato Primavera 1, mentre è cominciata ora Inter-Genoa, il 4-3-3 della formazione rosso-blu. Persin pensa al cross dalla tre quarti, lo fa partire, in mezzo arriva il colpo di testa di Fonseca, poi Mirarchi in seconda battuta, la palla rimane lì, ancora Fonseca, Oti in anticipo su Cleonis. La palla passa da Dumbravano, Fonseca atterrato in area di rigore, Vesino prova il diagonale e arriva il gol dell'Inter al settimo minuto, proprio Mattias Vesino, l'osservato speciale, fa 1-0. La giocata di Fonseca che chiedeva forse un calcio di rigore, Vesino prosegue l'azione, calcio in diagonale, non può arrivarci Agostino perché la palla è in buca d'angolo. Un gran gol di Mattias Vesino. Oristanio, uno contro due, prova a passare, vince il rimpallo su Bolie De Jango, Oristanio ce l'ha sul destro, calcia, pallone alto, sembrava in controllo Agostino, ha provato anche col destro Oristanio. Buona la giocata di Sangalli che recupera il pallone su Jango, Oristanio prova a lanciarsi in campo aperto da solo, Oristanio doppio dribbling, poi fallo ingenuo e cartellino rosso per Gini che fa una fesseria enorme. Oristanio si autolancia in percussione, pallone probabilmente irraggiungibile e Gini commette fallo da ultimo uomo. Arriva il cartellino rosso, va Oristanio col suo sinistro, palla deviata, rimane lì, è incredibile, parata di Agostino su Vesino ma era fuori gioco, a un passo dalla doppiata Mattias Vesino, Agostino, questa palla che diventa buona per Vesino, reattività al massimo per il portiere del Genoa. Pensa anche al tiro il belga, poi sceglie l'opzione più comoda per Vesino. Satriano, ancora Vesino, nuovamente Satriano, col tacco, Sangalli in area, col sinistro! Grandissima azione dell'Inter, arriva il 2-0 con Mattia Sangalli. Raddoppio meritato, azione tutta uruguaiana, Satriano, Vesino, Satriano, tacco per Sangalli, col sinistro, la chiude. Sul primo palo non può arrivarci Agostino, una sorta di rigore in movimento. Secondo tempo che comincia ora, ancora per Vesino, c'è l'imbucata per Oristanio, gran palla di Vesino, Oristanio controllo delizioso col sinistro, la mette sul fondo coi tempi giusti, grande anche lo stop con l'uncino di Oristanio, poi però mette a lato, ma gran palla di Vesino in questo caso. E Sangalli che viene inizialmente saltato, poi torna su di lui, il cross di Cleonis anticipato Estrella da Kinkue, ma rimane viva l'azione del Genoa. Turket prova al sinistro, Stankovic la blocca bene da Sangalli che poi rimane a terra. Prosegue l'azione dell'Inter con Carboni che punta da solo la difesa del Genoa. Carboni se la porta sul sinistro, Carboni cerca lo spazio per il tiro, converge Carboni, pallone fuori, parte anche il parastinco all'attaccante dell'Inter. Sangalli si rialza, Wieser ancora contro Bolì che continua a avere sprint. Vezzoni, buona giocata dell'Inter che trova spazio con Carboni, il cross sul secondo palo e arriva il gol del 3-0 di Casadei. Chiude la partita l'Inter col bel cross di Carboni sul secondo palo, dove arriva puntuale l'inserimento di Casadei, sempre molto bravo a seguire l'azione offensiva e inserirsi. Estrella, Koenig va a cercare proprio Estrella, anticipato da Casadei, la palla danza in area di rigore, Estrella prova a rimetterla in mezzo, libera la difesa dell'Inter che rimane ancora viva l'azione e arriva il gol dell'1-3 in maniera un po' casuale, accorcia le distanze il Genoa con Bolì o forse con l'autogol di Kinkue. Pallone rimesso in mezzo un po' casualmente, sembra Bolì l'ultimo a toccare, ma non c'è più tempo, finisce qui, finisce 3-1 per l'Inter di Armando Maddana contro il Genoa. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hi, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi, non olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.